Quando gli ingegneri dell'Osotec si sono detti dobbiamo inventare un lavapavimenti, lo dobbiamo fare che lava per terra, e quell'altro gli diceva ma ce ne stanno tanti in commercio, che ti vuoi inventare? Lascia perdere, no! E quindi? E ne hanno inventato uno che si declina a 180 gradi e pulisce sotto i mobili. E che ideona, potevano esserci arrivati 10 anni fa, mio nonno non sarebbe arrivato il mal di schiena. È quello che dico anche io, però come tutti i prodotti ha i suoi pro e i suoi contro. Scopriamolo insieme! Si presenta come un lavapavimenti robusto. Le plastiche non scricchiolano e si ha subito la sensazione di avere tra le mani un prodotto di alta qualità. Ha una maniglia gommata che non è presente su altri lavapavimenti e questo fa sì che il grip di tenuta sia maggiore. Nella parte anteriore il serbatoio dell'acqua pulita da 750 ml. E in quella posteriore quello dell'acqua sporca da 650 ml. Assolutamente non è il contrario. Solitamente al contrario, ma hanno fatto così, che l'hanno messo dietro perché si stende e quindi per evitare la fuoriuscita di liquidi. Anche il coperchietto che va a tenere l'acqua è fatto bene, è fatto con criterio, non è quello gommato che si stacca, no, qui c'è proprio un meccanismo. Questo è il filtro che separa il liquido dal solido. Questo lavapavimenti è davvero per tutti, a dimostrazione del fatto che non serve una connessione internet per farlo funzionare, non serve un'applicazione per cambiare la lingua. Difatti hanno messo un simpaticissimo pulsantino qui, premi e selezioni la lingua che ti interessa, fa da solo. Non volevo farlo prima, scusa. Un monitor LCD che riconosce lo sporco, un po' tipo come abbiamo visto negli altri aspirapolvere e lavapavimenti, e tutte le altre informazioni, stato di carica della batteria, se il serbatoio è pieno o vuoto, le solite cose. Nella parte posteriore abbiamo questa rotellina che ci serve per far scorrere il lavapavimenti quando viene posizionato in maniera orizzontale. Anche lei si autopulisce alla fine del ciclo di lavaggio, ma la cosa interessante è la spazzola. Guarda quanto è grande. La spazzola è in microfibra, ma guardate quanto è grande circa il doppio delle spazzole normali. E la cosa interessante è che va montata direttamente sul rotore, guarda. Questo fa sì che non solo ha una maggiore superficie di pulizia, ma anche ha una maggiore forza di pulizia. Il rotore, guardate com'è, è proprio direttamente sulla spazzola, cioè gli entra a metà qui dentro. Rispetto alle altre lavapavimenti che abbiamo provato, ho trovato un po' scomodo questo sistema, se non altro perché bisogna davvero centrare bene il rotore all'interno del meccanismo, cioè nulla di complicato, però le altre è molto più immediato. Pazzeccole, ma va detto. Dimmi ancora, sì, non ho capito tutte le volte che devo fare i video. Mi vuoi spiegare perché? Perché devi provare anche con i miei sempre la stessa devi storia. Provare anche con i miei sempre la stessa storia. Buongiorno, dopo l'uno. Ben svegliato. Ciao, Pulce. Ben svegliato. Pulcino. Leggermente più di mezzo. Cioè, due di queste ti arrivano proprio. Ma sono più alte di me. A te. 1,80 m, farà due di queste. 93 cm, ma soprattutto è pesante, raga. È veramente pesante. Pesa 5 kg e 3. Sì, più ovviamente l'acqua, quindi arriverà a pesare più o meno verso i 6 kg. Più o meno. Però non guardare questo fatto della pesantezza come una cosa negativa, perché è robusta, cioè le plastiche sono top, mi piace come l'hanno costruita, è un prodotto solido dall'apparenza. Adesso mettiamolo all'opera e vediamo quello che è. Come tutti i lavapavimenti bisogna usare un detersivo apposito, non schiumogeno, e questo è quello della Osotec, fatto apposta, specifico, che troverete in confezione, ma non solo. Non esce una seconda spazzola rullo, e questa è una cosa che un po' mi ha lasciato perplesso, non c'è un filtro EPA che di solito troviamo sempre. Ah, un altro optional, questa simpatica basetta che si attacca alla base di ricarica è questa, che sarebbe la spazzolina che serve per pulire il serbatoio dell'acqua sporca, è gommata. Amici produttori, io un consiglio ve lo voglio dare, siccome che certe parti vanno a contatto con l'acqua, e per certe parti intendo le viti a contatto con l'acqua, con il tempo indovinate un po' che cosa fanno? Si arrugginiscono semplicemente. È una cosa semplice: metallo più acqua uguale ruggine. Ora non è un problema specifico di Osotec, è un problema di tutti. Potete trovare un sistema per ingegnerizzare meglio questa cosa qui? Perché ad Antonio leggermente infastidisce, Maginese, topper alla fragola,
e salsa barbecue. Se le buttiamo per terra, Osotec le pulirà? Tornando seri, utilizziamo la maionese che è una sostanza grassosa, il top che è appiccicoso e la salsa barbecue che è appiccicosa e grassosa. La faccia andare bene. Ma come mai schizza così sta maionese? Oggi tutte decorazioni. Guarda, dici, ma voi siete proprio qualcosa che non va, ce l'avete in fondo, in fondo. Anche tu vuoi essere pulito? Che cos'è che non va? Dato che anche Osotec lava pavimenti è dotato di un sistema per rilevare lo sporco, vediamo come va. Accensione e spegnimento, la velocità, età automatica. Dal pulsante posso selezionare i vari livelli, quindi automatico, modalità turbo. Turbo, modalità assorbimento acqua. Assorbimento acqua. E in fondo c'è il lavaggio. Questa è la percentuale del residuo della batteria e la rilevazione dello sporco è qui. Si accenderà la classica corona, rossa vuol dire che è sporco e quindi accelererà la pulizia, e blu vuol dire che è pulito. Su alcuni punti è rimasta per molto tempo rossa perché noi abbiamo delle fughe abbastanza basse rispetto alle piastrelle, quindi la maionese è rimasta proprio all'interno e lei doveva girare molto più velocemente. Oltre ovviamente a quello che ho messo, ci sono anche i peli Lorenzo, perché ricordiamo, noi facciamo queste recensioni soprattutto per le famiglie che hanno in casa degli animali domestici. Topper, diversamente dalla maionese, ci sono volute due passate per portare via tutto lo sporco, ma alla fine ci è riuscito. Questi LED ormai montano dappertutto, però voglio dare un consiglio alle aziende produttrici: invece di metterli bianchi, che non si vede nulla ed è poco più che una lucina normale, se me li andate a mettere di un bel verde acceso, riflette di più la polvere e soprattutto riflettono di più i peli, si vedono molto meglio. Vi ho detto che pesa oltre 5 kg, sì, è vero, si servono tanto, però avete visto che lei va da sola, quindi non influisce sul vostro bicipite, non farete alcuna fatica a passarla. La spazzola tende anche a fare quel movimento quasi vibrante che schiaccia, beh, quello aiuta sicuramente a rimuovere lo sporco, lava bene. La qualità di aspirazione, beh, sicuramente avrebbero potuto fare qualcosa di più. Con questo il pavimento appena lavato lascia appena un velo d'acqua. La batteria di Osotec H200 lava pavimenti non è removibile, infatti non la troverete da nessuna parte. Come autonomia si attesta intorno ai 35-40 minuti se lavate in maniera automatica e non avete una casa estremamente sporca, quindi anche lì ci siamo, ma avrei preferito, visto che adesso tutti i device stanno facendo batterie removibili, che vi fosse la possibilità di inserire una seconda batteria. Ma va bene. E poi una cosa che manca secondo me è avere una maniglia qui. Se ci mettevano un buchetto qui dove tu potevi infilare la mano, tipo questo, che risulta essere molto scomodo, cioè devo allungare tutto il mio braccio per arrivare laggiù in fondo e sollevarlo, magari se avessero fatto una manigliettina qui, no? Poteva essere un aiuto per sollevare il lavapavimenti e portarselo in giro per casa. Appoggiando Osotec H200 qui avverrà la ricarica e sempre qui in questa vaschetta avviene l'autopulizia. Alla fine della corsa questo è tutto quello che abbiamo ottenuto ed è finito qui nel serbatoio dell'acqua sporca. Serbatoio dell'acqua sporca che adesso andiamo a svuotare. Ma sono curioso di vedere quel sistema di divisione tra solido e liquido. Avviene qualche gocciolamento dalla pompa di aspirazione qui, qualche gocciolamento che magari sarebbe meglio pulire, e qui c'è rimasto qualche pelo di Lorenzo intrappolato. Ok, giusto per farvelo vedere, il liquido è tutto quanto qui e il solido me lo ha separato qui, guardate che bello, quindi non devo più impazzire a mettere le mani dentro. Adesso avviamo l'autopulizia. Avviare l'autopulizia. Un minuto e mezzo. Come tutte le lavapavimenti, non è dotata di un sistema di
igienizzazione, ma soltanto un sistema di pulizia. Non vale soltanto per lei, ma per tutte le lavapavimenti. A dimostrazione del fatto che secondo me nasce come lavapavimenti principalmente, poi dopo l'hanno voluta riadattare come aspirapolvere, bacia, lavapavimenti, i peli del cane mi rimangono qui un po' qua, un po' là. Ora apriamo, vediamo cosa è successo dopo la pulizia. Come avevo pensato che questo sistema andasse bene per lavare bene, e oh ragazzi, lavora benissimo, avendo un rotore così vicino alla spazzola la tiene più giù, struffa il pavimento che è una meraviglia, davvero lo fa. Il problema è che aspira poco, e questo non è un problema da poco per chi ha i peli in casa. I pro e i contro di questo Ototec H200 lavapavimenti insieme ad Erika, e vediamo poi se ne vale la pena o no. Veniamo ai pro e ai contro. Lava bene i pavimenti, va sotto i mobili, quindi si abbassa, ha una buona durata della batteria e i materiali di costruzione sembrano molto solidi. Di contro sicuramente possiamo mettere il peso del macchinario, infatti comunque 5 kg un po' si fanno sentire. Il fatto che nella confezione non mettono una spazzola di ricambio ed è assente il filtro EPA. Come contro vado a mettere anche la scarsa potenza di aspirazione, perché ha qui in dotazione 16 kPa di aspirazione, in fondo non è che sono pochi, però per la mole secondo me di acqua che lui muove quando lava sono pochi. Il prezzo di partenza senza sconti, senza offerte su Amazon è 499 euro, che non sono pochi, ma se vogliamo dirla tutta non sono neanche tantissimi. Si posiziona esattamente a metà tra un prodotto di fascia altissima e un prodotto di fascia bassissima, quindi lui resta proprio nel centro, un prodotto medio alto. Essendo che oggi è Prime Day, sicuramente avranno fatto qualche sconto in più. Noi non sappiamo questo sconto quanto è, perché abbiamo domandato all'azienda, non ci ha risposto, abbiamo chiesto uno sconto ulteriore, non ci ha risposto, quindi se ce l'avesse aver dato lo trovate in descrizione insieme al link. Grazie per essere arrivati fino a questo punto ragazzi, noi speriamo sempre di portare prodotti validi su questo canale. Per farlo abbiamo bisogno del vostro supporto, quindi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Ah, è una cosa, il Prime Day vale soltanto per gli abbonati di Amazon Prime. Quindi se tu lo fai pure l'abbonamento, se lo potrebbero prendere 100 euro in meno. Devo far finire questo video, ma giustamente Erika poi me. L'escamotaggio qual è? L'escamotaggio c'è, perché se voi vi fate l'abbonamento ad Amazon Prime gratuito 30 giorni, potete comprare quei due giorni lì su Amazon sfruttando il Prime Day. Poi dopo 30 giorni staccate l'abbonamento e vi evitate di pagare quei 30 euro all'anno di Amazon. Voi dite che non vi vogliamo bene. Noi siamo sinceri. Sinceri, sì. Noi siamo sinceri. Sinceri. Ciao. Ciao.